Ragazze, buongiorno. Chi c'è in diretta? Chi c'è? Dai, che vi voglio dire una cosa molto bella che ho letto ieri. Veramente molto molto bella. Aspetto che arrivate un secondo. Ile! Come stai là? Io vi sto facendo il video dal mio ufficio praticamente, dove non c'è nessuno in questo momento. E quindi ho detto approfittiamo, approfittiamo. In quale paese del mondo sei in questo momento? Oh, bene, sono contenta. Allora, ragazze, perché vi sto facendo questo video? In questo periodo ho deciso comunque che tratterò molti più, ciao Beniamino, molti più temi riguardanti appunto l'energia femminile e vabbè, diciamo che mi piace sempre fare il calderone. Parigi, bellissimo! Ma come maledetta? Ma sei impazzita! Vabbè che stando dentro casa non so se Parigi te la puoi godere. Però stai sempre a Parigi, cioè stai a fare la quarantena a Parigi, non è che stai a fare la quarantena a Caserta, voglio dire. Vabbè, per tutto il rispetto per Caserta, che non ho mai visitato, tra l'altro. Mi perdonino gli abitanti di Caserta per la mia ignoranza. Però vabbè, è sempre Parigi. Allora, perché ho deciso di farvi questa diretta? L'altra sera, praticamente erano penso le 4 di mattina. Mi sono svegliata perché il mio gatto si è messo a lamentare sotto casa, a fare i lamenti. Quindi alla fine mi sono svegliata e mi sono messa a leggere. Non so se sapete, ma io adoro leggere Morelli, Raffaele Morelli. E mi è capitato un suo libro in cui parlava dei suoi metodi di guarigione, no? E lui praticamente stava raccontando la storia di una donna che era andata ad un suo consulto e questa donna si stava lamentando con lui perché diceva: "Dottore, io sembra una barzelletta come inizia, vabbè." Diceva: "Dottore, io ho un problema. Mi sono praticamente questa donna era sposata, cioè un marito, dei figli, eccetera. Che cosa era successo? Che si era rincontrata con un suo compagno delle superiori, non si sa, dell'università, con il quale aveva avuto delle treschette, quindi delle storie. E questo compagno lei ce l'aveva avuto sempre in mente, cioè come un tarlo, cioè ci pensava in continuazione perché pensava che comunque con questa persona sarebbero potute accadere delle cose, insomma, si sarebbe potuta creare una relazione. E che cosa succede? Che un giorno, ovviamente, l'universo, quello a cui tu pensi, ti fa arrivare, e un giorno si incontra con questo tipo. E iniziano una storia, quindi si riaccende la passione, si iniziano a frequentare di nascosto, tutte queste cose qua. E che cosa succede? Succede che stanno talmente bene insieme che lei decide di dire a suo marito che insomma non voleva più stare con lui, che era meglio lasciarsi, e lo stesso fa lui. Quindi la stessa cosa la fa lui, nel senso lui va dalla moglie e gli dice: "Guarda, io ho trovato la mia fiamma gemella e quindi basta, cioè vado a vivere con lei." Infatti vanno a vivere insieme. Dice all'inizio tutto fuoco e fiamme, una cosa pazzesca. Poi col tempo iniziano a... Purtroppo lei dice: "No, non mi soddisfava nemmeno più a letto, non era quello che io pensavo." Insomma, quello che era successo è che quello che lei si era... Cioè, la sua proiezione su di lui non corrispondeva poi alla realtà, ok? E quindi Morelli che cosa le dice? Le dice che molte volte, infatti sta cosa mi ha colpito, e non riguarda soltanto le relazioni, riguarda anche i sogni che noi abbiamo, i famosi sogni nel cassetto, no? Che noi abbiamo, quello che noi diciamo desideriamo. Lui dice che molte volte
è meglio che i sogni rimangano sogni. Cioè, è come se ci fosse un luogo segreto dell'anima, questa me la sono inventata io, che deve rimanere segreta, perché molte volte, appunto, noi, cioè, quello che noi pensi, quello che la nostra anima vuole, in realtà non troverà un corrispettivo perfetto nella realtà, capito? Cioè, quello che noi pensiamo che sia una persona, per esempio, noi tendiamo molto, no? A idealizzare le persone, a dire no, quella è la mia anima gemella e quindi io devo stare per tutta la vita con lui, solo con lui, per sempre. Ecco, a me mi risuonano molto queste parole che lui dice, che poi tra l'altro Morelli si ispira molto anche ai principi del taoismo, e lui dice: ma dove sta scritto che una relazione debba durare per sempre? Dove sta scritto che esistono le anime gemelle, le fiamme gemelle? Cioè, questi sono tutti un po' dei concetti che la nostra mente formula per sentirsi al sicuro, perché noi nasciamo dal vuoto, non nasciamo dal caos primordiale. Però la mente, siccome vuole farci stare al sicuro, perché la nostra mente è rettiliana, quindi è una mente molto primitiva che vuole proteggerci. E che cosa fa la mente? Tende a inscatolare le situazioni. Questo è un collegamento che ho fatto io attraverso, vabbè, vari studi che ho fatto. Che cosa fa? Tende a inscatolare le situazioni, quindi a dire no, è quella la persona giusta per me. Quindi in quel caso, quell'uomo che quella donna aveva trovato, lei gli stava proiettando il suo ideale, magari un ideale di uomo passionale, che l'avrebbe mantenuta una donna accesa tutta la vita, cioè nel senso. Sai, quando noi donne, noi ci facciamo i film, ciao Franci, buongiorno, ci facciamo i film e diciamo no, sarà solo quell'uomo là che è capace di, è solo quell'uomo lì che è capace di accendermi, di farmi sentire bene, di farmi sentire sexy, adorata, eccetera. Ma in realtà è tutto frutto della nostra anima che lui chiama, allora la chiama in un modo il daimon, sul quale poi vorrò fare delle ricerche. Lui dice, questo daimon è pazzo, cioè fondamentalmente, ciao Federica, fondamentalmente l'anima vuole che delle cose rimangano segrete, ok? Quindi non ti aspettare di trovare nella realtà quello che la tua anima desidera, perché il mondo dell'anima è comunque un mondo che non è della realtà, non è un mondo fisico, cioè l'anima vive in un mondo eterico, etereo, non mi ricordo bene come si dice, comunque non vive nel mondo fisico, quindi quello che tu poi trovi nella realtà, non rimanerci delusa se non è quello che tu pensi che sia. E questo mi ha fatto riflettere perché ho pensato, ok, allora, magari non devo per forza aspettare di trovare l'anima gemella o la fiamma gemella per stare bene, perché magari io poi la diciamo individuo in una persona e poi però quella persona non corrisponde a lungo termine, magari all'inizio sì, perché all'inizio capirai, è tutta una cosa fantastica, poi ovviamente sì. Se uno lavora sulla coppia, cioè ci si può, come dire, però è sempre un lavoro che tu devi fare, non è che c'è una persona che è perfetta e che per te sa, come ti posso spiegare? Aiutatemi anche voi. Non esiste il corrispettivo perfetto di quello che l'anima vuole. Quindi il succo è questo. Non vivi Cioè, vivi la tua felicità adesso, senza aspettare dell'anima gemella o della fiamma gemella. Noi, come dice anche Pier Giorgio Caselli, viviamo in un grande vuoto, in un grande boh, dove tutto è sempre così, molto fluido, non c'è il bianco e il nero, è sempre tutto molto sfumato, anche le relazioni, no? Io sto, diciamo, approcciandomi a delle nuove visioni, secondo le quali le relazioni non sono relazioni, cioè, come ti devo dire, per forza che deve una cosa deve durare per sempre, una relazione deve durare per sempre. Non mi attira, ma non perché voglio fare la farfallona, ma perché è beh, cioè per me, ok, per me
è bene che la cosa sia sempre molto fluida, anche per non farmi abituare poi a una relazione, no? Anche per non scadere nel dare per scontato, che è un errore che io anche ho fatto nella mia relazione precedente. Cioè, quando tu pensi che starai per sempre con una persona, non ti metti manco più in discussione, non ti... pensi che quella persona ti ami per sempre e basta, e va bene, cioè nel senso va bene, non è che non va bene questa cosa, perché se no la fiducia dove sta? Però è anche bene pensare che siamo anime, cioè pensarci sempre dal punto di vista dell'anima, e l'anima non è, l'anima è eterna, cioè l'anima non la puoi scatolare e dirgli: guarda, anima, per forza io devo stare. Cioè, devo stare con questa persona per tutta la vita. Cioè, l'anima è folle. Io ho capito che è follia pura l'anima. Cioè, è vuoto perché è non vuoto che spaventa. Vive in uno spazio tutto suo di amore incondizionato. Ieri, per esempio, ascoltavo un'intervista di un'attrice di una serie TV che vi consiglio di guardare, che si chiama Sex Education. E questa praticamente è la madre del protagonista, la madre di Otis, Gina, non mi ricordo come si chiama. E lei mi ha colpito una frase che ha detto, che l'hanno chiesto: ma qual è il tuo orientamento sessuale? E lei gli ha detto: io non ho un orientamento sessuale, io do amore a qualunque essere umano. E all'inizio uno rimane così, dice: oddio, allora cioè, fa sesso con tutti, nel senso fa con uomini, donne. Però se tu ci pensi bene, a me questa frase un po' mi ha lasciato perplessa, è stata forte. Tante volte noi, cioè, si riconduce sempre al discorso dell'anima, capito? Cioè le cose, se tu le guardi da un punto di vista animico, non sono più così serie, cioè non sono più così rigide, o è bianco o è nero, o è uomo o è donna, o è anima gemella o è scarta di cavolo. Cioè, capito? L'anima è molto più fluttuante, e se noi ci ricordiamo, come dice Wayne Dyer, che il 99% di quello che siamo non è il fisico, non è il corpo, ma è qualcosa oltre. Allora la vita diventa anche molto più fluida, le interpretazioni più leggere, inizi a vivere con molta più leggerezza e non nell'aspettativa, non aspettando che sia qualcun altro a darti la felicità, ma a vivere come un'anima, cioè l'anima è già gioiosa di suo, l'anima non ha bisogno di un'altra anima per completarsi, perché è solo un'altra anima in fin dei conti, cioè se tu cerchi la felicità in un altro partner, in realtà renditi conto che è solo un'altra anima come te. E molto probabilmente come te, anche lei è alla ricerca della felicità. E la trovi, certo, la si può trovare insieme, ok? La si può trovare insieme questa felicità. Però è comunque deriva dalla completezza, cioè da questo senso di completezza che si ha quando tu ti ricordi che sei un'anima. Lo so, questi discorsi magari fatti a livello mentale non so fino a che punto possono arrivarti, però più ci pensi, cioè è come un allenamento, no? Tu più ci pensi e più poi ti viene da solo ricordarti, come si dice, no? Nel campo spirituale, il ricordo di sé. Il ricordo di sé non è nient'altro che il ricordo che sei un'anima, non sei più un corpo, quindi inizi a guardare la vita da una prospettiva più ampia, quando fai pure delle meditazioni per riconnetterti col sé superiore. Il sé superiore è l'anima, cioè che cos'è? È la tua parte superiore che ti ricorda che tu sei più di quei dolori e delle gioie, anche perché tante volte tendiamo a identificarci con le gioie, con i dolori, ma noi siamo più di quel dolore, più di quella gioia. L'anima è sempre presente, basta solo che ti ci connetti. Vediamo Franci che ha scritto: l'incastro tra personalità diverse è un mix talmente misterioso e complesso di emozioni, bisogni, scambio profondo di vita che è veramente difficile da spiegare. Sì, è difficile. E poi la cosa bella è che, come hai detto tu, no? Le emozioni, i bisogni,
non sono sempre gli stessi, cioè variano da momento a momento. In un momento della mia vita, la mia anima magari ha determinati bisogni, in un altro momento magari ha fatto già dei passi evolutivi e ha altri bisogni, come nella scelta del partner, no? Infatti c'è un video che voglio guardare che riguarda, si chiama in inglese Conscious Uncoupling, cioè la separazione consapevole delle anime, cioè di non affrontare i divorzi e la fine delle relazioni come delle cose tragiche. Ma come delle separazioni tra anime, quindi se tu guardi tutto, questa è una chiave di lettura della vita che a me mi aiuta tanto, mi ha aiutato tanto nei miei momenti più bui, è guardarla dal punto di vista dell'anima. E quindi l'anima, tante volte noi non abbiamo accesso a sapere che cosa lei vuole veramente, cioè, tante volte pure quello che ci succede nella vita, no? È tutto un insieme di eventi e di episodi a cui noi diciamo perché ho vissuto questa cosa? Poi unisci i puntini e vedi che il tuo daimon, che la tua anima, in realtà, è come se, cioè, già li aveva programmati, però tu non lo sai in quel momento, lo sai dopo, capito? Lo inizi a sapere dopo, quando unisci i puntini. Infatti, per questo voglio fare un corso sulla riscrivere la storia della tua vita, cioè non riscrivere, ma reinterpretare la storia della nostra vita. Perché quando tu unisci, ti guardi indietro, ti guardi alle spalle e vedi che la tua vita, cioè anche le sofferenze, no? Tu capisci perché hai passato delle situazioni, degli eventi dolorosi, perché ti sono serviti ad essere la persona che sei adesso. Allora, questo è un modo per riscrivere la tua vita, per dare un senso a tutto quello che hai attraversato. Mi piace questa musica di sottofondo. Quindi ditemi anche voi che cosa ne pensate, se per voi vivere sì. Da questo punto di vista vi aiuta e come volete metterlo in pratica? Cioè, magari quale situazione state attraversando in questo momento e come intendete riviverla, da che punto di vista intendete riviverla guardandola appunto da questo punto di vista più alto dell'anima? Con quale emozione scegliete di rivivere sia la vostra storia sia magari una situazione tra virgolette drammatica, che poi siamo sempre noi che ci affibbiamo le etichette alle situazioni, ma l'anima non etichetta nulla, cioè siamo noi che appesantiamo sempre le cose, ma in realtà l'anima, per l'anima è semplicemente un'altra storia, un altro passaggio, un altro step che ti porta alla sua realizzazione. È bello vederla così la vita, a me piace vederla così, non so a voi. Quindi niente, volevo fare un video brevissimo, ma in realtà come al solito faccio sempre la chiacchierona, però mi piacerebbe sapere anche voi che cosa ne pensate, quindi magari scrivetemi qui nei commenti. E poi oggi pomeriggio alle 18 sul mio gruppo privato Brilla come una dea faremo una diretta di guarigione, è una meditazione del bambino interiore magico, che serve sempre a quel discorso della father therapy, quindi a guarire le ferite, che i nostri genitori ci hanno lasciato e che ci permettono poi di avere più autostima, più fiducia di noi stessi, a vivere una vita in maniera molto più, cioè, proprio, sicura, a essere donne. A essere delle vere donne e a riscoprire il nostro potere. Ecco, vi do un bacione e ci vediamo alla prossima diretta.